Ha fatto visita anche ai feriti del disastro ferroviario del 12 luglio che sono ricoverati ad Andria il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, accompagnata dal direttore generale dell'ASL Bat Narracci, dal sindaco Giorgino, dal direttore area salute della Regione Puglia Gorgoni. La Lorenzin ha conosciuto ed ascoltato il personale medico del Bonomo, nonché le persone che erano sui treni, che si sono scontrati frontalmente e che sono ancora ricoverati. Ho trovato innanzitutto gli operatori sanitari tutti, come dire, attivi e operativi dopo dei giorni veramente stressanti e mi hanno raccontato insomma, anche la tensione, l'emozione di queste giornate che ovviamente riguardano tutti, anche chi lavora rimane turbato di fronte degli eventi di questo tipo. Li ho ringraziati tutti a nome del governo e a nome ovviamente del Servizio Sanitario Nazionale. Ho trovato qua dei pazienti più complessi rispetto alla situazione che avevo trovato a Bari, una ragazza che ha perso la mamma, che ovviamente è sconvolta. Ecco. C'è una famiglia bellissima, marito e moglie che sono ricoverati, anziani che hanno il figlio disabile. Ecco, io penso che tutti i casi che ho visto abbiano necessità di un'assistenza psicologica seria, familiare, di supporto. Questo vale ovviamente per tutte le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente e anche per i familiari che non hanno più i parenti vivi. E poi credo che la Regione, e noi lo aiuteremo come Ministero, si debba fare carico di alcune situazioni, come nel caso adesso c'è questo ragazzo disabile, cioè dobbiamo seguire questi percorsi una volta che sono usciti dall'ospedale e ho già dato, diciamo, indicazioni in questo senso e cercherò di essere anche tenuta informata nei Cosa ha chiesto prossimi al direttore generale o al sindaco di Andria e cosa magari ha promesso? Beh, innanzitutto ho promesso niente perché non è mia abitudine fare le promesse, mi piace più fare le cose. Chiesto è che ogni paziente, l'ho chiesto anche al prefetto, ma non solo delle persone che sono qui, anche delle altre, vengano seguito in un percorso di continuità assistenziale.